Ed oggi, che è giovedì, gnocchi. Non è vero, ma la tradizione italiana vuole che il giovedì sia il giorno degli gnocchi. Gli gnocchi sono una preparazione di cucina italiana e non solo, diffusa in molti paesi del mondo con differenze notevoli da un tipo all'altro, sia per la loro forma che per gli ingredienti con cui vengono preparati. Generalmente li accomuna l'essere bolliti in acqua o brodo, per poi essere conditi nei più svariati modi. Ci sono quelli ottenuti impastando semplicemente acqua e farina, quelli fatti con la semola di grano duro e ancora quelli a base di pane o anche di ricotta, ma i più celebri che accomunano i gusti degli italiani sono certamente quelli a base di patate. La dimostrazione ulteriore che gli gnocchi sono un piatto di respiro internazionale è l'origine della parola, che deriverebbe dal tedesco Knödel e sta ad indicare un impasto che prende una forma piuttosto tondeggiante. Di certo, gli gnocchi di patate sono un'invenzione che risale a non più di 2 secoli fa, visto che questi tuberi, originari delle nazioni sudamericane, sono stati introdotti, ma soprattutto accettati, come nuovo alimento in Europa, solo diverso tempo dopo la scoperta delle Americhe. Gli gnocchi di patate possono essere serviti con le più svariate salse, oltre alla più semplice e tradizionale base di pomodoro e basilico. Sono ottimi serviti con il ragù alla bolognese, con il pesto di basilico tipico della cucina ligure, nonché con salse cremose a base di formaggi. Nel loro impasto inoltre è possibile aggiungere altri ingredienti vegetali per colorarli e incentivarne l'aroma, dagli spinaci alla zucca ai funghi. Ma passiamo subito a come prepararli con facilità. Per gli gnocchi di patate, 500 g, farina 00, 250 g, tuorli d'uovo 2, noce moscata, sale quanto basta. Per servire, salsa di pomodoro al basilico, formaggio italiano grattugiato e basilico fresco. Scegliete patate che siano il più possibile della stessa dimensione e posizionatele in un unico strato all'interno di una casseruola. Infatti, utilizzando una pentola, ovvero un recipiente da cottura dal fondo più stretto, le patate andrebbero inevitabilmente a disporsi in 2 strati e durante la cottura cuocerebbero in modo meno uniforme dal basso verso l'alto. Ricoprite le patate con acqua fredda e salate generosamente con del sale grosso. Cuocete le patate a fiamma moderata e costante finché, infilzandole con uno stuzzicadente, queste si mostreranno cedevoli. Una volta pronte, scolatele dall'acqua di cottura e procedete subito passandole allo schiacciapatate. Vi svelo un segreto: utilizzando questo strumento non vi occorrerà pelarle, in quanto dai fori uscirà esclusivamente la loro polpa. Sistemate la purea ottenuta ben aperta su un piano da lavoro o una teglia di acciaio per favorire l'evaporazione rapida di una parte dell'acqua contenuta nelle patate stesse. È importante che le patate siano ben fredde. Quindi disponete la fontana e aggiungete nel foro centrale il tuorlo d'uovo, il sale e della noce moscata grattugiata. Iniziate ad impastare bene il tutto, ma velocemente.
Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati alle patate, aggiungete la farina, sempre lavorando velocemente l'impasto. La rapidità nell'ottenimento dell'impasto è fondamentale per non renderlo di consistenza gommoso e appiccicoso. Stendete con un matterello l'impasto allo spessore di circa 2-3 cm e tagliatelo in lunghi cordoni nel senso della lunghezza, aiutandovi con un coltello. Arrotondate poi con le mani ciascun cordone, facendolo rotolare sul piano di lavoro, aiutandovi con l'aiuto di poca farina. Tagliate i cordoni ottenuti in gnocchi più o meno grandi secondo i vostri gusti. Poi procedete rigando ciascun gnocco passandolo sui rebbi di una forchetta. Al momento di servire mettete a scaldare abbondante acqua salata in pentola. Una volta bollente, tuffatevi gli gnocchi all'interno. Lasciateli cuocere finché non saliranno a galla in superficie, occorreranno solo pochi minuti.
Quando gli gnocchi saranno pronti, scolateli bene, sistemateli nel piatto di servizio e rifiniteli in superficie con la salsa di pomodoro ben calda, guarnendo con formaggio italiano grattugiato e qualche foglia di basilico fresco. Ed eccolo pronto, un piatto perfetto da servire anche con il ragù o con il pesto di basilico a vostro piacere. E buon appetito dall'Italia!